All'interno del nostro lunedì continuiamo a viaggiare, come detto, ancora ben trovati da parte di Lorenzo. Devo dare però prima il benvenuto in questa giornata, lo ascolterete come sapete per tutta la settimana, a una new entry di Logout, viene dalla Repubblica Dominicana e quindi già solo per questo mi sta molto simpatico, si chiama Ransel. Che lo che, amici ascoltatori di Logout, Ransel Lavata al microfono. Allora, grazie dell'opportunità e dell'invito. Avete sentito perché era così simpatico, avete capito già da soli, non c'era bisogno. Allora, che è successo su questa autostrada? Adesso c'è di capire, perché se poteva finire molto peggio. Sì, poteva finire peggio, si suol dire, ma non vorrei essere molto drammatico. Diciamo che c'è un signore di Torino, 59enne, se così si può dire, motociclista, quale ha dimenticato la moglie in baule. In baule ha dimenticato un'altra cosa la moglie, correggo. Allora, lui ha dimenticato la moglie in uno stop, diciamo. Fatto un autogrill. Un autogrill, può dire. Sì. Allora, vi leggo la notizia, ve la spiego meglio. Allora, l'uomo dopo 40 chilometri percorsi se n'è accorto che dietro di lui c'era un'assenza, questa assenza era la moglie, quale ha dimenticato poi il cellulare. Mi piace che comunque 40 chilometri è stato un tempo. Non vorrei essere lei in quel momento. Diciamo che lei purtroppo, sfortunatamente, ha dimenticato il cellulare nel bauletto del motorino. Ok. Dunque, non ha potuto neanche chiamare il marito. Il marito se n'è accorto e in lacrime si è rivolto alle autorità. I carabinieri non sapevano cosa fare. Dopo aver ricostruito la storia, hanno cercato di rimediare, diciamo, e un'ora dopo tutto questo dramma sono riusciti a rintracciare la moglie. Sì. Quale, ovviamente, a fine storia, sì, gliele ha date per bene. Ah sì? Lei era viva, evidentemente non ha lei avuto era viva, problemi. Ma lui un po' meno un dopo po' meno. Quelle che ha ricevuto. Anche perché le mazzate sono state parecchie. Sì. Ma diciamo che l'uomo si è scusato perché era abbastanza distratto, poi si sa, si guida in moto, il caldo, questo, l'altro, la distrazione, e diciamo che non era tutto colpa sua. Eh sì, poteva davvero finire molto peggio la storia che ci ha raccontato Ransel. Eh sì, perché questo signore in motocicletta, ci correggiamo, in realtà ha lasciato la moglie. Succede, sono storie che in realtà sentiamo molto spesso. Però la cosa buffa che mi faceva ridere, Ransel, che ci raccontavi di come dopo solamente 40 chilometri, solamente una battuta ovviamente, si è accorto questo uomo di, come dire, non avvertire una presenza. Ma diciamo, allora precisiamo il percorso. L'uomo ha percorso in moto 40 chilometri prima di notare la mancanza, sì, e una volta arrivato a Chieri, nella zona, quindi nel siamo torinese. Torino, sì, perfetto. Torino, sì, sempre Torino, e dopo che si è accorto allora ha chiamato il 112, ma una volta chiamato il 112 è passata un'altra ora. Dunque è stato un bel casino, ragazzi. Sentiamo gli ascoltatori che cosa ci hanno detto su questa notizia. Gli ascoltatori, diciamo che non sono molto contente le mogli. Cioè, le donne, immagino, ecco, che alcuni, diciamo che si sono buttati subito sul "è da ammazzare", parola che si usa, si suol dire sempre sui social, e altre non hanno gradito molto bene, e soprattutto diciamo che quello che si leggeva di più sulla cosa della moglie arrabbiata con gli schiaffi che l'ha dato a fine storia, dicevano che erano d'accordo perché lui doveva stare più attento. Poi come fai a accorgerti dopo 40 chilometri che non hai un passeggero dietro di te? Ma